Buonasera a tutti, dopo tanto tempo eccoci di nuovo qua, mi siete mancati tanto, ma come promesso sono tornato. Oggi vi farò vedere una ricetta molto simpatica e veloce, vi spiegherò al volo gli ingredienti. Allora, il porro, un trancetto di tonno, del miele e questa qui è la crema di porro. Per fare la crema di porro, vi spiego velocemente, io mi sono anticipato, semplicemente in un pentolino olio, fate stufare con un po' il porro, aggiungete un goccetto d'acqua e quando è ben morbido lo frullate ottenendo questo composto. In questa padella invece andrete a fare semplicemente la base dell'aglio e olio senza peperoncino. In questa ricetta non mettiamo peperoncino. Io adesso andrò a togliere gli spicchi d'aglio. E andrò a scolare la pasta che è già cotta. Sto usando uno spaghettone quadrato. Ok, e facciamo mantecato. In quest'altra pentolina andiamo a mettere il tonno al miele e lo facciamo cuocere. Intanto che manteca la pasta, facciamo appunto scottare il tonno. A tutti i lati. Vi ricordo che se volete seguirmi anche su Instagram mi trovate con il nome Chef Davide Nanni e lì potete seguire tutte le storie di quando sono in cucina. Ok, possiamo una leggera scottata, non deve essere troppo cotto il tonno. Spegniamo la padella e lasciamo continuare leggermente la cottura. Dividiamoci con l'acqua di cottura. Una volta che la pasta comincia a tirare fuori l'amido, andremo ad aggiungere un po' di colatura di alici, non esagerate perché è molto forte, almeno questa è molto saporita. Il profumino. Ok, solo alla fine aggiungiamo il prezzemolo. Non farò la pasta molto molto cremosa perché nella base del piatto c'è il porro. Quindi la pasta è pronta. E procediamo ad impiattare. Quindi alla base la crema di porro. Senza esagerare. Dopo andiamo a prendere la pasta e mi aiuterò col mestolo cercando di formare un nido. E lo andrò ad adagiare al centro del piatto. Ok. Dopo andremo a prendere il tonno, che non aggiungerò sale, e lo andrò a mettere alla parte più caramellata. Un po' di verde, germoglio di pisello, e il piatto è pronto. Spaghettone quadrato su crema di porri, mantecato aglio e olio e colatura d'alici,
e top di tonno al miele. Lo chef Davide vi saluta, un bacio a tutti!